Mister, quali sono le tue sensazioni oramai alla terza settimana di ritiro, oggi quinto test congiunto, probabilmente i carichi di lavoro oggi in particolare contro l'Agenzia Luco si sono fatti sentire maggiormente? Sì, oggi eravamo meno brillanti rispetto al solito, ma era previsto perché veniamo da 2-3 giorni di un lavoro intenso, anche stamattina abbiamo fatto un lavoro di forza importante, quindi la non brillantezza dei ragazzi dal punto di vista fisico era scontata, ci stava, però mi piace l'atteggiamento che mettono i ragazzi in campo perché hanno sempre voglia di interpretare al meglio la partita e lo stanno facendo. La cosa importante è che stanno crescendo partita dopo partita, al di là dell'aspetto fisico che ci sta, che adesso sia un po' giù, però dal punto di vista tecnico-tattico cercano di mettere sempre tutte le cose che proviamo in allenamento. È una cosa importante questa per un allenatore. In cosa sei soddisfatto finora e in cosa bisogna migliorare? Migliorare tanti aspetti, questa è una squadra che ha tanti margini di miglioramento dal punto di vista, lascia stare il normale punto di vista fisico, però dal punto di vista tecnico-tattico, la fase di possesso, fase in possesso, però sono molto soddisfatto dall'atteggiamento che hanno i ragazzi, ma non tanto solo dell'amichevole, ma proprio in allenamento dal primo giorno. È una squadra dal punto di vista mentale, è una squadra importante che non si risparmia mai e questo mi fa ben sperare per il futuro. Senti, se lo fai un commento anche sul doppio turno di Coppa, no? Abbiamo pescato praticamente la Folgore Pescara, è una squadra che in questa categoria si pone un po' come un outsider, no? In campionato. Ma è una squadra importante, è una squadra importante per questa categoria, secondo me è la peggiore che potremmo incontrare. Allenato da un allenatore esperto che conosce tantissimi giocatori, ha una squadra giovane, però di giovani forti, e poi una squadra che si allena dal 15 giugno, quindi sicuramente fisicamente è avanti a noi, sarà una partita di intensità alta, però noi speriamo di arrivare al 20 di agosto nella migliore condizione possibile. Sicuramente non arriveremo al 100% perché ci sta in questo periodo, però speriamo di arrivarci al meglio.